Benvenuti a tutti a questo nuovo incontro nel nostro breve ciclo dedicato al bicentenario di Anita Garibaldi. È un grandissimo piacere oggi per noi avere qui la professoressa Silvia Cavicchioli, che è veramente una, una esimia esperta di Anita Garibaldi, autrice di una importante biografia edita da Einaudi. Eh, studiosa, anche parlavamo adesso del, dell'iconografia di Anita Garibaldi, anche delle immagini, eh, sta studiando anche proprio l'immagine che abbiamo utilizzato per pubblicizzare questo ciclo di immagini che evoca la figura di Anita senza esserlo evidentemente. E, è, un, è, è il ciclo che, che, che si conclude, iniziato eh, con eh, la, la conferenza del professor Carmine Pinto, che è appunto il direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano che ci ha onorato de, della collaborazione Cico che si è aperto anche con le parole eh, di sua eccellenza l'ambasciatore d'Italia Francesco Azzarello eh, che eh, qui a Brasile naturalmente ha voluto dare un particolare importanza eh, a questo bicentenario eh, che eh, lega un pochino le vicende storiche, costitutive in qualche modo sia dell'Italia eh, che del Brasile. Eh, il, pro, il professor Alessandro Bombini in una seconda conferenza ci ha parlato della rivoluzione dei Farrapos e quindi di tutto questo movimento rivoluzionario repubblicano che eh, legava, diciamo, le due sponde del, dell'Atlantico, soprattutto per quanto riguarda la regione meridionale eh, del Brasile. Eh, oggi appunto eh, eh, arriviamo al, al L'argomento centrale del nostro ciclo, che sapete, sapete che eh, noi l'abbiamo proposto nel bicentenario della nascita di Anita Garibaldi, che festeggeremo il 30 agosto di quest'anno, del 2021, pubblicando eh, sui nostri canali eh, le registrazioni di questi incontri eh, nella versione sottotitolata in portoghese perché siano più facilmente fruibili da parte di tutto il pubblico. L'incontro di oggi, come nelle altre occasioni, è aperto appunto al, al dialogo con i partecipanti. In questo momento la chat è chiusa eh, perché dopo la mia introduzione avremo eh, l'incontro della piccola conferenza della professoressa Cavicchioli, ma ci saranno poi alla fine 15 minuti, un quarto d'ora a disposizione per eventuali eh, vostre curiosità. Eh, legate appunto a questa, a questa figura e al suo contesto storico. Eh, ringraziando ancora la professoressa, la professoressa Cavicchioli per la disponibilità, le, le passo la parola e sono anch'io molto curioso eh, di sentire come questa figura veramente si muove tra, tra storia e mito. Molte grazie al direttore Michele Gialdroni, lo ringrazio molto, sono io in realtà che ringrazio lui e tutto il suo staff, tra l'altro, di gentilissime ed efficientissime eh, signore e colleghe che per l'organizzazione davvero di questo ciclo molto interessante e devo dire anche permettetemi, ecco, forse anche necessario davvero per ricordare la figura di Anita in, nel bicentenario di questa nascita. Eh, purtroppo la, la situazione, insomma, ha in qualche modo ostacolato forse anche, al, anche molte altre iniziative che avrebbero potuto avere luogo in Italia, però comunque finalmente siamo in grado anche in queste forme, tra l'altro a distanza da una parte all'altra dell'oceano Atlantico, insomma, di comunicare con noi tra di noi, di parlare, di evocare davvero questa donna e la sua figura. E io inizio con un dato. Eh, nel 1999, in occasione del 150 anniversario della sua morte, quindi, il municipio di Laguna, nello stato di Santa Catarina in Brasile, aveva proprio individuato, come diceva prima il direttore, nel 30 agosto 1821 la probabile data di nascita di Ana Maria de Jesus Ribeiro da Siwa. E hai messo così il primo certificato di nascita della grande eroina, Anita Garibaldi. E già questo dato in qualche modo dovrebbe farci riflettere moltissimo, perché ci dice in qualche modo delle grandi difficoltà di reperire notizie, documenti certi su questa donna, sulla prima moglie di Giuseppe Garibaldi. E ci sono delle condizioni di partenza che rendono davvero difficile questa ricostruzione. Innanzitutto era una donna. Era povera, non di una famiglia poverissima, però di una famiglia molto numerosa, il che di fatto rendeva le condizioni di questa famiglia chiaramente modeste, molto umili. E poi analfabeta. Anita era in grado di scrivere soltanto il suo nome o, o poco più. Ancora, Anita scompare prematuramente, muore a soli 28 anni. Quindi tutte queste sono condizioni di partenza che rendono davvero, che hanno reso sempre molto difficile andare oltre l'anedottica e il mito. E questo paradossalmente è ancora diventato più vero nel momento in cui la, la vita di questa figlia della Pampa incrocia la, la strada, la vita di uno invece degli uomini più celebri, più famosi di tutta la storia moderna. Cioè proprio nel momento in cui la vicenda terrena di Anna Maria incrocia quella di Giuseppe Garibaldi e da quel momento lei diventa per sempre Anita. Ma rimanendo però in qualche modo ingabbiata nell'epopea garibaldina e quindi anche vincolata al mito dell'eroe dei due mondi. Per cui paradossalmente anche Anita subisce un po' il destino di molte donne del risorgimento italiano, anche se lei italiana non era, di essere ricordate solo, come diciamo, di riflesso, in quanto mogli, marite, mari, mogli, scusatemi, compagne, figlie, sorelle di uomini famosi di padri della patria ecco ma non in realtà non magari conosciute appunto per la loro vera e propria biografia e voglio ancora citare un dato eh, nel 1969 Luigi Barzini Junior figlio del grande giornalista Luigi Barzini si trovava in quel momento negli Stati Uniti una eh, scrittrice, Lisa Sergio, era un'antifascista che era fuggita appunto in America. Nel 1969 questa Lisa Sergio scrive una biografia di Anita Garibaldi in inglese. Chiede la prefazione a questo importante eh, personaggio, a questo importante intellettuale, eh, lui le scrive una lettera. Questa non diventerà poi mai in realtà la prefazione di questo libro, ma eh, la, uh, questa, questa, in questa lettera lui dice a proposito di Anita, little more than a ghost, poco più di un fantasma. Cioè c'entra un punto fondamentale. Dice Luigi Barzini Junior: Anita è venerata da tutti gli studenti delle scuole italiane. Tutti gli studenti sanno, conoscono il nome di Anita Garibaldi. Eh, il volto di Anita Garibaldi è ritratto in moltissime litografie, in moltissimi dipinti, ma in realtà di questa donna non si sa assolutamente nulla. E quindi io da qui un po' sono partita. Eh, ho appunto scritto un libro, come è stato ricordato prima, e ho cercato di in qualche modo ricostruire eh, la biografia, nel senso di recuperare tutto quello di certo, di sicuro che abbiamo sulla sua vita. Sulla parte sudamericana, che è anche il riflesso della vita sudamericana di Giuseppe Garibaldi, e poi di questi soli 17 mesi che Anita trascorre nel vecchio continente, cioè dal momento in cui eh, sbarca a Genova nel 1848 fino a quando muore a Mandriole, vicino a Ravenna, nell'agosto del 1849. Ho cercato di ricostruire quindi, eh, soprattutto anche partendo dai giornali, partendo insomma dalla documentazione disponibile, ma poi in realtà è un libro un po' particolare perché eh, c'è una parte, il libro sono circa 280 pagine, lo dico subito, Anita nel libro muore a pagina 72. Il resto di questo libro è appunto la ricostruzione della conservazione della memoria, ma soprattutto della costruzione del suo mito. Um, io um, vorrei appunto condividere con voi anche alcune uh, immagini. allora um, Devo dire che, eh, soprattutto per quanto riguarda la prima parte, quella della vita di Anita, eh, dobbiamo tutti molto a un brasiliano, un architetto brasiliano, Wolfgang Rau. Era brasiliano, nonostante appunto il cognome tradisca una, eh, una appartenenza e con una derivazione diversa, un architetto brasiliano di Florianopolis che per, per ben 40 anni aveva percorso in lungo e in largo le province meridionali del Brasile alla ricerca di ogni minimo indizio riguardante la vita di Anita e della sua famiglia. E così, eh, grazie alle ricerche di Rau, noi sappiamo che Anita era figlia di un mandriano, Bento Ribeiro da Silva, e di una sarta, Maria Antonia Antunis, ed era appunto la terza di molti figli. Era nata molto probabilmente nella frazione di Morignos e aveva condotto appunto un'esistenza povera, intenta soprattutto a badare ai figli più piccoli. Eh, L'evento eh, drammatico nella vita sua è quella della morte del padre. Il padre muore quando lei è ancora molto giovane, per cui a soli 14 anni Anita viene data in sposa a un calzolaio, Manuel Duarte, per alleggerire chiaramente il carico della famiglia. Sappiamo che questo è un matrimonio triste, un matrimonio mortificante, forse anche non scevro da violenze. Anita e Duarte si sposano il 30 agosto del 1835 con una cerimonia molto modesta e solo 12 giorni dopo quella cerimonia, nello stato confinante del Rio Grande do Sul, viene proclamata la Repubblica Farruppia e aveva appunto inizio il momento rivoluzionario di cui eh, il collega ha parlato una settimana fa. Allora, tutte queste vicende storiche si incrociano con quelle di Garibaldi. Garibaldi era approdato in Brasile. Alla fine del 1835 era un esule condannato a morte perché aveva organizzato, tentato di organizzare un'insurrezione mazziniana a Genova e in Sud America si era appunto unito ad altri mazziniani e eh, i suoi ideali di fratellanza, di libertà, di cosmopolitismo lo avevano appunto spinto ad abbracciare la causa patriottica della Repubblica dello Stato del Rio Grande contro l'impero brasiliano. Nel 1838 Garibaldi entra nell'esercito riograndense come comandante della squadra navale Farrupiglia e, con la successiva poi invasione del territorio di Santa Caterina, Laguna, la città proprio di Anita, diventa un centro strategico. Allora è il 22 luglio del 1839 quando Garibaldi giunge a Laguna. Ed è distrutto dal dolore quando vi arriva, perché solo una settimana prima in un naufragio ha perso ben 14 dei suoi migliori uomini, alcuni dei quali erano anche grandi amici. Ed è pro proprio in questo frangente che lui, come scriverà poi nelle memorie, incontra Anita per la prima volta. Eh, allora, nelle memorie Garibaldi scrive che mentre si trova sul ponte della, della sua imbarcazione, ancorata in porto, mentre sta guardando con un cannocchiale le case di Laguna, scorge appunto il profilo di una giovane. Eh, si porta subito a riva, la va a cercare, e nel momento in cui la trova, le dice perentoriamente: Tu devi essere mia. Questa è la versione che lui stesso scrive nelle memorie e queste parole acquisteranno poi anche nelle intenzioni di Garibaldi, ma soprattutto di, di tutti gli scrittori che le, eh, le reiteranno con, continuamente. Una sorta di predestinazione di questo incontro, no? questo incontro fatale, l'unione di questi due esseri umani che in qualche modo erano predestinati a incontrarsi e a diventare una coppia di eroi. E l'immagine che vi mostro è un'immagine che poi farà tra le tante che Edo Edoardo Matania disegna a corredo poi di una biografia importantissima di Garibaldi, quella scritta da Jesse White Mario, dove ci mostra un primo incontro un po' diverso dove viene richiamata l'immagine biblica dell'incontro di Giacobbe e di Rachele alla fonte, perché ormai a quella data è già in atto la piena santificazione laica dell'eroe Garibaldi che vigila ecco, sulla religione civile della patria. Ecco, eh, quando si incontrano Garibaldi ha 32 anni, Anita 18. Eh, ce la possiamo immaginare come ci viene descritta da un contrammiraglio inglese che la descrive così: la bellissima Anita, una creola, ma con i modi coinvolgenti delle signoritas della vecchia Spagna. Era diventata una splendida Amazzone ed era una visione da ricordare come cavalcava a fianco del marito. Naturalmente tutti ci chiediamo a questo punto: ma e dov'è dov'era dov finito il Marito di Anita. Allora, con ogni probabilità, questo Duarte era partito da Laguna al seguito delle truppe imperiali, cioè quelle che proprio Garibaldi stava combattendo. Di lui non si seppe più nulla e oggi ancora non conosciamo il suo destino. Probabilmente morì appunto in queste eh, vicende militari. Wolfgang Rau ha cercato dappertutto il suo eh, certificato di morte, ma non l'ha trovato. Garibaldi lo scrive nelle memorie: è consapevole di aver colto un frutto proibito, lo chiama un vietato tesoro. Però l'attrazione tra lui e Anita è fortissima, così come anche il desiderio di stare insieme, no? per cui vincono in qualche modo tutte le convenzioni sociali. E il, tra l'altro il 10 agosto di quello stesso anno Garibaldi viene nominato comandante in capo della Marina proprio della Repubblica Catarinense. A quel punto per Anita è il momento delle decisioni. Deve decidere cosa fare, se seguire lo straniero oppure rimanere a Laguna. E lei decide di lasciare la madre, la sua famiglia, la casa, le amicizie, i ricordi e inizia a seguire Garibaldi. Inizia dunque qua la loro vera vita insieme, attraversata da momenti di grande condivisione, certamente, ma anche di separazioni, anche di gelosie, di incomprensioni. È un rapporto che si basa sulla semplicità, sulla naturalezza, sono due caratteri molto istintivi e molto determinati, che in dieci anni, tra l'altro, vivranno esperienze assolutamente fuori dell'ordinario. Ed è questo è importantissimo, ci tengo sempre molto a sottolinearlo. Un rapporto ispirato molto alla parità. Eh, qui hanno fatto breccia anche le idee sansimoniste che Garibaldi aveva respirato negli anni precedenti e lui stesso poi si batterà negli anni successivi per il voto alle donne, per una parificazione anche giuridica tra l'uomo e la donna. Allora, in questo rapporto con, completamente diverso, quindi da quello che Anita aveva sperimentato col primo marito, Anita si sente certamente in qualche modo realizzata. È gelosa però certo anche del fascino eh, del marito e anche qua, se vogliamo, c'è un'altra parte che sta tra la leggenda e la realtà. Una famosa biografia americana è stata tradotta in italiano con il titolo eh, La donna che insegnò a, 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 insegnò a Garibaldi a cavalcare. In realtà, certo, Garibaldi era nato marinaio, però sapeva e come sapeva cavalcare. Certamente, però, Anita, che era figlia di un mandriano, probabilmente. Eh, lo migliorò ancora di più eh, nell'equitazione, lo trasformò diciamo in un gaucho perfetto. Allora, questa vita loro sudamericana è narrata nelle memorie di Garibaldi, che però noi dobbiamo sorvegliare con molta attenzione, perché, appunto, è lo stesso Garibaldi a descrivere realmente concretamente sua moglie, ma anche in qualche modo lo sappiamo, a incrociarla con la leggenda. Ad esempio, e non solo. Uh, le memorie di Garibaldi, anzi lo anticipo questo, avranno diverse traduzioni, nelle maggiori lingue dell'epoca saranno tradotte in inglese, in francese e in tedesco. Il grande traduttore francese di Garibaldi è Alexandre Dumas, uno dei più grandi romanzieri dell'Ottocento, ed è poi a sua volta la, la versione... Eh, appunto di Dumas che è destinata ad avere poi la maggiore circolazione nell'Europa della seconda metà dell'Ottocento e Dumas naturalmente possiamo dire ci mette del suo, cioè rende questa vicenda la storia eh, di una coppia perfetta. Di amore e rivoluzione. E quindi eh, ci sono delle immagini eh, che ripeto, sono state storicamente sempre ripetute, che derivano direttamente dalla versione dumasiana delle memorie di Garibaldi e che ci mostrano questa donna coraggiosissima, eh, eroica. Più eh, coraggiosa e più eroica ancora degli uomini, tra l'altro. Ed ecco allora il debutto eroico di Anita a bordo del Riopardo, mentre con Garibaldi cerca di fuggire dall'inseguimento della flotta imperiale, e poi Anita, ritroviamo Anita in realtà sempre accanto a Garibaldi. Le immagini che vedete sono immagini di una. Edizione inglese Garibaldi's Life and Times, corredata appunto da immagini che però eh, deriva direttamente dalle memorie garibaldine. Dicevo: eh, Anita è sempre accanto a Garibaldi nei fatti d'armi più celebri di tutta questa vicenda militare, Pelotas, Santa Vittoria, San José dove Anita combatte, assume il ruolo di infermiera, organizza soccorsi per i feriti, si occupa. Dei rifornimenti nelle retrovie e poi ancora combatte eh, sugli altipiani dell'interno nella battaglia di Curitibanos, dove addirittura è colpita da un proiettile che le fora il cappello, da un secondo che le uccide il cavallo, e poi ancora. Eh, quando cerca disperatamente le sembianze del marito tra decine e decine di cadaveri rimasti sul terreno, eh, a sua volta viene imprigionata, riesce a fuggire prima a piedi, poi a cavallo, fino a quando Allages. Non ritrova Garibaldi che a sua volta l'aveva data per morta, insomma vicende davvero rocambolesche. E poi, naturalmente, ancora una delle ricostruzioni poi più celebri delle memorie Garibaldine, cioè la fuga solitaria di Anita Cavallo dal villaggio di Mostardas. Questa è una delle prime immagini, in realtà, ma poi la seconda, la più famosa di tutte, con in braccio il figlio, il primogenito Menotti, che aveva dato alla luce solo 12 giorni prima il 16 settembre del 1840. Quindi vedete, ecco, questo è, una, è, una, è un racconto per immagini, questa è la vita illustrata di Garibaldi uscita nell'anno della spedizione dei Mille, eh, ma le immagini in realtà corredano appunto il racconto eh, delle memorie. Sono pagine autobiografiche quindi che narrano prodezze, eventi quasi miracolosi e che appunto ritroviamo poi nelle litografie o scolpite nel bronzo però ci dicono comunque una cosa importante, l'estrema crudeltà, la violenza dei combattimenti a cui Anita è costretta ad assistere e che certo segnano in qualche modo anche il suo carattere, la sua vita, è una donna abituata all'orrore, al dolore, alla sofferenza fisica come qualunque combattente uomo. E poi eh, ecco, tra l'altro, proprio dall'immagine eh, quella di Balbiani, all'immagine di Balbiani si ispirerà Mario Rutelli eh, nella scultura Equestre che ancora oggi si trova sul Gianicolo e che verrà poi inaugurata nel 1932. Allora nel 1841 eh, sta per concludersi la drammatica epopea della rivoluzione Farupiglia e Garibaldi sente il bisogno in qualche modo di fermarsi, di garantire a questa piccola famiglia un rifugio più sicuro e accetta così l'invito di altri esuli italiani che, er che erano a Montevideo. E i Garibaldi si fermeranno proprio a Montevideo sino alla partenza poi definitiva. Garibaldi insegna matematica, lui, Anita e Menotti vivono in una modesta casa. Eh, dopo due anni eh, decidono anche di sposarsi nella chiesa di San Francesco d'Assisi. La vita in comune adesso cambia, non ci sono più ritirate, non ci sono più accampamenti all'addiaccio. Anita per la prima volta da quando ha conosciuto Garibaldi non è più guerrigliera, ma diventa veramente madre, compagna. Eh, si deve prendere cura di Menotti, ma anche degli altri figli che arriveranno. Rosita, che muore però a soli due anni nel 1845, Teresa, nata nel, sempre nel 1945, e Ricciotti, nato all'inizio del 1947. Ma Garibaldi non riesce a star lontano dai campi di battaglia, e accetta quindi ancora una volta di comandare una flotta, questa volta quella della Repubblica uruguaiana. Tra l'altro, quelle che sto mostrando sono delle immagini, sempre in questo caso di Matania, che ci mostrano le strettezze economiche della famiglia. Erano immagini che volevano raccontare. Un aspetto ben preciso della vita di Garibaldi, il suo disinteresse. Garibaldi non si arricchisce con tutti questi incarichi militari. Garibaldi li fa per i suoi ideali, per i suoi valori, ma non accetta sostanzialmente ricchezze in cambio, e quindi la, la famiglia vive una vita sostanzialmente modesta. Allora accetta questo nuovo incarico ed è di nuovo però assente, è assente, è lontano, nuove imprese militari e soprattutto. Organizza anche questa, la Legione Italiana di Montevideo, che sarà poi protagonista di una lunga resistenza della città assediata dalle truppe nemiche del dittatore argentino Rosas e anche poi nella celebre battaglia di Sant'Antonio del Salto dell'8 febbraio 40, 1846, che genera veramente è lì che Garibaldi diventa davvero l'eroe dei due mondi. Perché quella battaglia fa di. Garibaldi, un eroe sudamericano, per cui insomma ormai è tra l'altro la sua fama quando lui arriverà poi in Europa nel 1948, l'avrà già eh, preceduto a Montevideo. Frequentano gli altri immigrati, frequentano soprattutto questa famiglia Ligure che si chiamava Antonini. Che aveva una prospera attività commerciale e che sostiene le attività della legione garibaldina. Anita frequenta le donne italiane che le insegnano anche in italiano. Fino a quel momento lei e Garibaldi hanno parlato prevalentemente in portoghese. Poi, giunti a Montevideo, in realtà iniziano anche a parlare in spagnolo, però come possiamo vedere, erano poliglotti. No? Ci sono momenti di serenità, certamente, però arriva anche appunto la, la, la triste morte della, della figlia Rosita. E poi, eh, verso la fine del 1847, anche in Uruguay giunge la notizia delle prime dimostrazioni patriottiche in Italia. E a quel siamo alla vigilia no, della primavera dei popoli del 48, ed è allora che, per Garibaldi e i suoi uomini, è, è finalmente venuto il momento di porre la loro, le loro armi insomma, al servizio della libertà, questa volta della causa italiana. Per cui iniziano a organizzare il rientro in Europa. I tempi però si allungano, in realtà allora Garibaldi decide di far partire per primo, eh, prima di tutto, Anita con i figli e, e con le, insieme ad altre famiglie di legionari. È il 27 dicembre 1847. Salgono Anita con i tre piccoli su questa nave diretta a Genova e, e Anna Maria lascia la sua terra natale che non rivedrà mai più. Il 3 marzo 1848, dopo 60 giorni di, na di navigazione, Anita approda a Genova e qui viene accolta da una folla di circa 3.000 persone che tra l'altro le fa omaggio di un tricolore per Garibaldi. E qua ci tengo anche a leggervi... Pochi passi di questo arrivo a Genova, direttamente dai giornali, La Concordia, marzo 48. Questa mattina giunse in questo porto la moglie e due figli: due, non tre, si vede che il terzo era troppo piccolino per vederlo. Del Prode Garibaldi, proveniente da Montevideo. Un numeroso stuolo di cittadini si avvia in questo punto a farle un'ovazione sotto le finestre dell'albergo e voce sia per giungere anche l'invito Garibaldi, il quale reccherebbe sia Roma a offrire il suo cuore e il suo braccio a Pio IX. Dalla Lega Italiana, 3 marzo 48, 4 marzo 48, ieri giunse in questo porto la moglie del generale Garibaldi. In questo punto, da diversi cittadini le è presentata una bandiera tricolore italiana in segno d'onoranza. Allora, eh, il suo arrivo effettivamente era stato preannunciato da, da dispacci che arrivavano da Montevideo e quindi attorno a questo sbarco c'è molta attesa, perché Garibaldi, come ho detto prima, è ormai la sua fama l'aveva già preceduto in Europa e quindi c'è molta curiosità per questa moglie di Garibaldi che arriva a Genova. C'è una lettera che noi sappiamo non scrive lei, la scrive probabilmente, con, con quasi ogni, con ogni probabilità, la scrive eh, Giuseppe Matteo Antonini, parent, che, era console, che era stato console della Repubblica dell'Uruguay prima a Savone quindi a Genova e che era parente degli Antonini di Montevideo. La scrive quindi sotto dettatura e lei dice Io sono stata festeggiata dal popolo genovese in modo singolare. Più di 3.000 persone vennero sottoposte le mie finestre gridando viva garibaldi e mi fecero dono di una bella bandiera dai colori italiani dicendomi di farla tenere a mio marito appena giunto in italia ondegli sia il primo a piantarla sul suolo lombardo c'è già un riferimento chiaramente alle, alla guerra di indipendenza se sapeste quanto è amato e desiderato garibaldi in tutta l'italia e principalmente qui a genova allora, quando arriva Genova sono gli ultimi giorni di carnevale, la città è in fibrillazione patriottica, addirittura eh, sta per accogliere la proclamazione dello Statuto Albertino. E qua Anita, noi lo sappiamo, mh, insomma sono riuscita ecco, a ricostruire questi momenti, si concede dei brevi momenti di svago e spettacoli a cui forse per la prima volta assisteva nella sua vita, sempre in compagnia di questa famiglia Antonini che l'accoglie. Scrive ancora, l'altra sera sono stata all'opera e ieri alla commedia. Ho visitato i principali luoghi della città e dei dintorni. Noi sappiamo che al Carlo Felice, in quei giorni, era in cartellone un'opera, Tancreda. E poi, l'8 marzo, parte finalmente con la piccola famiglia diretta a Nizza. Anizza città natale di Garibaldi, dove eh, ad accoglierla è la suocera Rosa. Eh, due donne non solo di generazione, ma anche di lingua, di cultura diverse, con abitudini molto distanti tra loro e per Anita abituata alla precarietà e ai continui spostamenti, la vita sedentaria e la coabitazione allargata dovettero certamente sembrarle una novità assoluta. Allora, torno un attimo alla Eccomi qua. Eh, dunque, viene Raggiunta da Garibaldi. Sono le 11 del mattino di mercoledì 21 giugno 1848 quando, dopo 14 anni di esilio, Garibaldi vede avvicinarsi la terraferma italiana e Anita scende al porto insieme alla suocera, portando con sé i figli. Poi, insieme a Menotti, sale su un piccolo battello che li porta incontro al bastimento. C'è una poetessa nizzarda, Agata Sofia Sassernò, che la osserva scendere dalla speranza, come si chiamava la nave di Garibaldi e descriverà poi in una sua lirica, la, la, la descriverà in questo modo, anche qua ve lo scusatemi la condivisione arrivo subito, chiedo scusa, la descriverà in questo modo, vedete al suo fianco questa donna dagli occhi neri, la creola, la creola innamorata, per lui ha lasciato i suoi genitori, i suoi tesori, la sua felice America e il bellissimo lago della sua città natale, brillante come uno specchio. Sola con tre figli ella ha osato nobile madre precedere il marito attraverso l'onda amara dell'oceano. Allora, ok, rimetto, scusate la condivisione delle immagini, ok? E dunque, arriva, eh, finalmente si ricongiungono. E ha inizio però in questo momento l'ultima parte dell'esistenza di Anita. Poco più di 13 mesi da quel momento, che tra, saranno trascorsi in parte a Nizza e in parte a fianco del marito, che da quel momento segue tutti gli eventi bellici della prima guerra di indipendenza. Nell'ottobre del 48 Anita raggiunge Garibaldi, che nel frattempo si era trasformato a, eh, si era trasferito a Genova, eh, si imbarcano insieme, diretti inizialmente a Palermo, ma poi in in realtà si fermeranno a Livorno, trattenuti dall'entusiasmo dei patrioti locali. Rimarranno in quella città fino al 3 novembre e Livorno sarà quindi una delle città italiane dove Anita sostanzialmente soggiornerà eh, di più. Però Garibaldi deve proseguire il suo percorso con la sua legione, che deve partecipare appunto agli avvenimenti della prima guerra d'indipendenza e Anita non può seguirlo. Quindi, ancora una volta, deve fare i bagagli e tornare a Nizza dai figli. Trascorrono mesi cruciali e arriviamo agli inizi del 1849 quando Garibaldi deve. Costituire quella che vedete ora nell'immagine, cioè la legione garibaldina in difesa della Repubblica Romana. Per preparare questa truppa alla difesa della Repubblica Romana, eh, Garibaldi eh, va a Rieti, una posizione strategica appunto, dove eh, porta tutti i suoi uomini per l'addestramento militare e lì Anita li raggiunge. Pensate che viaggia da sola. Eh, va fino a Genova, si imbarca, cioè rifà un, il percorso che aveva fatto insieme a suo marito, ma questa volta lo fa da, solo, da sola. Va fino a Genova, si imbarca fino a Livorno e da Livorno giunge fino a Rieti. Ci tengo a far notare che questo ci fa capire quanto questa donna fosse rivoluzionaria, perché per l'epoca viaggiare da sola era un gesto ancora più rivoluzionario che imbracciare un fucile. Rieti è l'ultimo momento in cui la coppia può vivere in una apparente tranquillità. Eh, si sistemano al primo piano di un palazzo che era stato requisito al marchese Colelli. C'è eh, a farle da cicerone nella città il padre, il prete della legione garibaldina, Ugo Bassi e eh, però appunto è giunto anche eh, sicuramente Arieti concepiscono il loro ultimo figlio, però è giunto il momento ancora una volta di salutarsi e di separarsi. Garibaldi fa tornare ancora una volta Anita a Nizza e da quel momento invece si sposta appunto con la legione eh, garibaldina. A Roma e inizia e prende parte a quella che sarà l'epopea, appunto la grande epopea della Repubblica Garibaldina. Dal Gianicolo assediato dalle truppe francesi, eh, sono i momenti in cui tutti noi lo ricordiamo. Naturalmente, muore Luciano Manara, morirà poi Goffredo Mameli. Sono i momenti anche, anche di partecipazione popolare di tutti i Trasteverini, eh, un momento anche di mitizzazione di altre donne, anche Orsola Vivandiera di Spoleto, oppure Colomba Antonietti Porzi, insomma altre donne che mettono la propria vita eh, al servizio della Repubblica. E negli ultimi momenti concitati della difesa della Repubblica Romana, Anita matura ancora una volta la decisione di raggiungere Garibaldi. Lascia, eh, Ariete era stato un, un soggiorno temporaneo, invece lei qui prende una decisione diversa, una decisione di nuovo importante. Lascia i tre figli nelle mani della suocera e decide appunto di raggiungere Garibaldi a Roma, di nuovo affrontando per eh, una seconda volta un viaggio molto lungo e ancora una volta in solitudine Anita eh, entra a Roma e ri rinunciando in qualche modo al, eh, al ruolo principale che veniva riconosciuto alle donne nell'ottocento cioè quello materno quindi mette da parte il ruolo materno per abbracciare invece il ruolo di, gu di, di guerriera di combattente e soprattutto eh, il ruolo di donna che vuole seguire il compagno eh, fino alla fine. Anita entra a Roma il 26 giugno del 1846. Sembra un miracolo che lei sia riuscita da sola a eludere i controlli delle spie austriache in Toscana, delle vedette francesi nel Lazio e raggiungere Garibaldi. Il momento dell'incontro tra i due verrà narrato in maniera teatrale nella versione di Dumas delle memorie garibaldine, laddove il grande romanziere fa dire al generale io la strinsi al mio cuore cuore il mio buon angelo era venuto al mio fianco e rivolgendosi ai compagni signori questa è la mia Anita ora abbiamo un soldato in più. Allora innanzitutto eh, già da questo si capisce eh, non è proprio ecco un falso storico ma certamente c'è una grossa forzatura perché tutti quegli uomini conoscevano benissimo Anita e quindi Garibaldi non avrebbe avuto bisogno in realtà di presentarla ma soprattutto eh, la, la grande forzatura di Dumas che metterà nella descrizione il fucile in braccio ad Anita e descriverà un'Anita combattente anche nella Roma sotto assedio, cioè una versione risorgimentale dell'eroina sudamericana, ecco, noi sappiamo che questa è una forzatura, perché in quei giorni Anita eh, non cavalca, non, eh, non potrebbe imbracciare un fucile semplicemente perché sta troppo male per farlo. È partita da Nizza nice già in condizioni precarie di salute e dopo tutto il viaggio la sua, la sua situazione è peggiorata. Ormai è a metà della gravidanza e nella calura terribile della parentesi romana contrae poi una febbre di natura malarica che le sarà fatale. Il 30 giugno del 49 i francesi aggrediscono le mura aureliane e sfondano l'ultima difesa della Repubblica. Garibaldi non attende l'ingresso dei francesi, raccoglie i suoi uomini in piazza San Giovanni, fra i 3 e i 4 mila uomini, e e deciso a quel punto a raggiungere Venezia che ancora resiste agli austriaci. La scrittrice Margaret Fuller descrive per i giornali americani la scena di questi giovani che hanno ancora voglia di lottare a Garibaldi, e poi ci descrive Anita, la moglie di Garibaldi che lo segue a cavallo. Garibaldi le ha fatto avere una blusa della legione, calzoni maschili perché eh, fosse più comodo per lei camminare, eh, mh, cavalcare. E a inizio per loro quella che vedete nella cartina, cioè questa marcia impossibile verso Venezia, che sarà in realtà destinata a concludersi poi nei pressi di Ravenna. È una marcia di 300 km che compiono in circa un mese, Viag si, si spostano quasi sempre di notte e fanno accampamenti diurni perché sono inseguiti da diversi eserciti, eh, quello pontificio, quello borbonico, poi quello toscano e poi infine quello austriaco. Eh, la colonna Garibaldina è male mal equipaggiata. Garibaldi certo applica qui le tecniche guerrigliere apprese in Sud America, i depistaggi, i finti spostamenti, eh, però certo che perde progressivamente mh, pezzi del suo esercito. Anita è oggetto della curiosità eh, delle popolazioni locali, cioè in tutti i posti dove si fermano c'è qualcuno che ha anche delle forti attenzioni per lei, come le, queste donne di Cetona che le... E confezionano durante una sosta un abito più comodo per lei. Ma Anita sta sempre peggio, è indebolita dalla gravidanza, da queste marce. A San Marino Garibaldi insiste perché lei si fermi, si faccia curare, ma Anita non ne vuole sapere, vuole continuare a stargli accanto e condividere a quel punto il suo destino. Il primo agosto vedono finalmente il mare, l'Adriatico. Cesenatico è il luogo dove tutto sembra finalmente possibile. Avere raggiunto il mare è importante perché a quel punto potevano imbarcarsi verso Venezia. È un'illusione, no? Che avevano vagheggiato per oltre 300 chilometri, requisiscono dei bragozzi, dei pescatori, si mettono in mare. Ma durante la navigazione vengono sorpresi dalla marina austriaca. Allora l'imbarcazione di Anita, dove sta Anita con Garibaldi, riesce ad approdare alla foce. Del po di Goro, e da quel momento tutti quanti si separeranno per poter fuggire più facilmente. Rimangono solo in tre: Garibaldi, e Anita e questo maggiore soprannominato Leggero che li accompagna per tutto il tempo. Hanno una fortuna, c'è un patriota locale che si chiama Nino Bonnet, che è il loro salvatore. Organizza una sorta di catena umanitaria che li fa riposare, li fa travestire da contadini e organizza appunto la loro fuga. Ma ormai Anita è entrata in agonia, non può più muoversi. La distendono su un materasso, trainato da un biroccino, e raggiungono finalmente verso sera questa fattoria dei marchesi guiccioli. E lì alle 19.45 del 4 agosto 1849 non sappiamo se per le scale al primo piano su un materasso su un letto finisce a soli 28 anni la vita di anita dico più solo che questo della morte di anita eh, è già passato molto tempo quindi eh, passo in veloce rassegna le, le numerosissime infinite immagini del momento della morte di anita dello sbarco, del, eh, del tentativo di salvataggio, ecco, di questa donna da parte di Garibaldi, da parte anche degli altri patrioti del luogo. Eh, sono veramente tantissime e sono tantissime per più motivi. Eh, Garibaldi si salva. Garibaldi quindi non è un martire, come potevano essere stati altri martiri del risorgimento italiano. Garibaldi mor morirà fortunatamente nella sua caprera guardando il mare come aveva. Chiesto, e Anita però è il suo sacrificio. La morte di Anita rappresenta il sacrificio di Garibaldi. Quindi, in quel linguaggio martirologico dell'Ottocento, che esalta appunto il martirio eh, della patria, Anita, Anita rappresenta appunto il dolore e il sacrificio di Garibaldi. Ehm, questa immagine, una delle ultime che vi mostro, in realtà ci racconta anche un aspetto. Garibaldi la, mh, eh, la diciamo la, la, la stampa, soprattutto ecco, eh, reazionaria e conservatrice addirittura eh, accuserà Garibaldi di essere un uxoricida cioè di avere ucciso Anita, ormai agonizzante, per avere più facile la fuga. Eh, in realtà mh, non fu assolutamente così. E... Ad esempio, questa, molte di queste litografie avevano anche appunto lo scopo di mostrare un Garibaldi che fino all'ultimo, in, ver in verità aveva appunto assistito e accompagnato la morte eh, della moglie. Garibaldi e il, e il suo amico leggero non possono fermarsi, riprendono appunto la fuga, altri seppelliranno, i patrioti seppelliranno il corpo di Anita, Garibaldi riuscirà a mettersi in salvo e diventerà ancora una volta un esule, questa volta senza Anita. Eh, il corpo sepolto di sua moglie riaffiorerà poi dalla sabbia qualche giorno più tardi. E alla fine verrà sepolto nel cimitero eh, locale. Dieci anni più tardi. Eccolo qua, un Garibaldi completamente diverso, un Garibaldi che è in realtà generale, sono in dieci anni è cambiata molto la storia della penisola italiana, quindi è un Garibaldi che torna in quei luoghi dell'Italia centrale però con un ruolo istituzionale e non è più quindi un fuggiasco ma un ruolo istituzionale riconosciuto. Ebbene, una delle prime cose che farà Garibaldi tornando... Eh, dove era stato esattamente dieci prima, sarà andare a recuperare appunto eh, le spoglie della moglie. A poche settimane, quindi dalla, dalla fine del potere pontificio, Garibaldi torna a Mandrioli e recupera le spoglie di sua moglie perché vengano trasportate a Nietzsche. Qui è il, il quadro, questo è un particolare che ci mostra appunto quel momento simbolico, il momento del recupero delle spoglie che vengono appunto trasportate a Nizza dove già era sepolta anche la madre di Garibaldi. Nel 1932, cioè nel cinquantesimo nel anniversario della morte di Garibaldi, decennale anche della marcia su Roma. Sarà il regime fascista che deciderà, il regime fascista che non può eludere le celebrazioni garibaldine. Il regime fascista decide anche di celebrare la figura di Anita. E quindi decide di recuperare. Eh, quindi c'è un'altra traslazione delle spoglie di Anita che da Nizza vengono appunto portate a Roma. Vengono portate a Roma, vengono. questo è il. Il cofano, il, il feretro, scusatemi, che trasporta le spoglie di Anita, che viene fatto appunto passare sotto il monumento a Garibaldi, che era stato inaugurato nel 1895, nel 1895 sul Gianicolo, e eh, le spoglie di Anita vengono poste nel basamento del eh, monumento. Eh, le spoglie arrivano il 2 giugno del 1932 il 4 giugno due giorni dopo viene svelato. Il, lo splendido monumento equestre di Mario Rutelli nel basamento del quale appunto vengono poste le spoglie di eh, Anita Garibaldi. Il fascismo si era impossessato del mito di Anita, eh, la trasforma in una madre virtuosa, in una madre pronta al sacrificio finale, tanto è vero che sarà lo stesso, M Rutelli aveva concepito il monumento come il monumento a una guerrigliera, eh, con la pistola in pugno, sarà proprio il duce in persona a volere invece l'inserimento del figlioletto, dell'immagine del figlioletto in braccio ad Anita, per recuperare l'idea appunto di una madre virtuosa, ma soprattutto per celebrare l'unione coniugale di questa coppia di eroi. Anita serviva in qualche modo a depotenziare eh, l'immagine rivoluzionaria di Garibaldi il fascismo certo non celebra e non commemora gli aspetti rivoluzionari dell'eroe, commemora l'amore per la patria, la disponibilità al sacrificio. Io penso di aver finito il tempo a mia disposizione, è chiaro che sarebbero moltissime altre le, le cose da raccontare e anche le immagini se volete da far vedere, con ecco, questi sono solo due dei monumenti sudamericani. Anita, insomma, eh, qui la vediamo interpretata nella locandina da Anna Magnani nel grande eh, film Camicie Rosse di Goffredo Alessandrini del 1951. Insomma, la sua storia eroica e commovente non ha mai finito di, di incantare di appassionare. Le sono stati dedicati romanzi, canzoni, anche, una, anche specie arboree. C'è cioè una rosa che viene coltivata. In Italia, che è stata portata anche in Brasile, che porta il suo nome, a Nizza è diventata un elemento fondativo dell'identità territoriale e voglio ancora ricordare che dal 2012 il suo nome, per via di una legge firmata dalla presidente brasiliana Dilma Rousseff, è stato incluso nel libro degli eroi della patria, a dirci davvero dell'internazionalità di un mito davvero imperituro. Vi ringrazio molto per, per l'attenzione. Grazie, grazie da parte nostra. E, effettivamente è, è curioso quanto, quanto si riesca eh, a ricostruire di, di un personaggio così eh, poco noto dal punto di vista della, eh, dei documenti che sono giunti fino, fino a noi. Eh, in, da questo momento eh, possiamo... Eh, aprire a eventuali domande del pubblico. Eh, per rompere il ghiaccio faccio una, una domanda io, eh, una domanda sul, sulla prospettiva diciamo di questa figura eh, femminile, rivoluzionaria da tanti punti di vista. Eh, è rimasto qualcosa nel, nel risorgimento, nella storia delle donne che hanno partecipato al risorgimento di questa esperienza o è rimasta una, una meteora femminile? È molto, molto centrata questa domanda perché ci sono tutta una serie di opere che vedono la, la luce soprattutto nella, nella seconda metà dell'Ottocento eh, che sono che noi oggi chiamiamo Plutarchi che sono delle biografie sostanzialmente che venivano scritte, proposte, biografie, ad esempio, di donne illustri che avevano fatto la storia d'Italia e che venivano proposte alle giovinette. Era il fare gli italiani e le italiane, quindi bisognava proporre dei modelli. E ci sono molte donne che vengono. Incluse in queste opere quindi prosopografiche, quindi molti profili di donne: Adelaide Cairoli, la principessa Cristina di Belgioioso Trivulzio, Caterina Francesca Ferrucci e molte altre. E si nota invece proprio la mancanza di Anita. E il motivo è chiaro: in questi, queste opere dovevano offrire un modello di virtù, che era prima di tutto quello materno. E mentre invece, come ho raccontato, Anita a un certo punto aveva non rifiutato naturalmente il suo ruolo materno, semplicemente a accanto a quel ruolo materno aveva voluto anche svolgerne altri, autonomi, indipendenti. E quindi in quelle opere eh, la figura di Anita non entrava. Venivano proposte eh, figure anche della classicità della storia italiana o comunque della contemporaneità, ma erano mo modelli di donne letterate, umaniste e di nuovo Anita non poteva stare quindi in questa compagnia. Molto spesso viene, viene detto ci sarebbe anche la figura della moglie di Garibaldi ma era una straniera, una era, era brasiliana e quindi non ne parliamo. Ma in verità eh, è che Anita era davvero una meteora, come, come ha detto il direttore, cioè risultava alla fine eccentrica no? rispetto a quello che doveva essere il modello di donna virtuosa, madre, angelo del focolare domestico da proporre appunto alle nuove generazioni di, eh, di giovani italiane. Questa eh, è una parte della risposta. L'altra parte è, eh, devo dire una cosa in, dal mio punto di vista molto interessante, Garibaldi per la fine drammatica della moglie stende sul suo ricordo, sulla sua memoria una sorta di riservo incredibile. In altre parole, fino a quando lui è in vita, di Anita non si parla. I garibaldini che gli stanno accanto lo lasciano scritto nelle memorie e nelle lettere. Con, in presenza di Garibaldi non si parla di Anita. An eh, Garibaldi racconta le vicende della Repubblica Romana, la fuga, la traversata, la trafila garibaldina, ma non parla mai di Anita e quindi in presenza del capo Anni, Anita non viene mai nominata. Gli stessi figli di Garibaldi, Menotti e Ricciotti, diranno, papà non ci parlava mai della mamma. Il dolore è troppo forte per Garibaldi e Garibaldi stende una sorta di, davvero di riservo sulla memoria della moglie. Solo con la sua morte nel 1882, quando Garibaldi muore, si inizia timidamente a cercare di storicizzare la figura di Anita, però eh, si dirà sempre troppo poco di lei. Eh, e la si racconta soprattutto per quell'ultimo momento, il momento della morte, perché ancora una volta raccontare la morte di Anita è raccontare il dolore dell'eroe dei due mondi. E Infatti, questo anticipa un pochino un'altra un curiosità, che era proprio quella: quale parte ha eh, Garibaldi eh, nella costruzione della memoria di Anita? Però eh, sembrerebbe ben poca in verità se lui in vita poi è stato così riservato eh, nel, nel rappresentare Anita oppure diciamo la mia curiosità è, è questa cioè Anita che naturalmente eh, è nota a noi perché è stata vicina appunto a un personaggio chiave de, 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 della storia eh, de, del risorgimento e, se appunto eh, Garibaldi ha contribuito eh, recentemente a, eh, a costruire un alone mitico intorno a questa figura, oppure eh, se eh, diciamo, è estraneo al tipo di immagine che poi eh, noi abbiamo di, questa, di questo personaggio. Allora, il suo riservo è un riservo per cui... Eh era ancora troppo forte il dolore e in pubblico non amava parlare, quindi della moglie e soprattutto delle vicende, eh, delle vicende che avevano segnato la morte di Anita, che per lui erano state delle dolorosissime. Tra l'altro lui si fa ha enormi sensi di colpa Garibaldi, perché Garibaldi è vero che le aveva detto più e più volte, fermati, torna a casa, non seguirmi, però poi di fatto lui sopravvive e lei no. Quindi sono enormi... Eh, i sensi di colpa ed è anche per questo motivo che c'è questo riservo eh, pubblico a parlare di Anita. Ma nelle memorie invece che lui elabora, la, le memorie sono una lunga elaborazione, ci lavora sopra moltissimo Garibaldi e soprattutto poi ci sono appunto diverse versioni della me delle memorie, lui ci ritorna, eccetera. Però in queste memorie è lui davvero il creatore di questa immagine di, eh, di Anita ed è un'immagine in cui c'è tutto. Eh, ci sono molti aspetti, c'è la compagna fedele, la donna innamorata, ma soprattutto c'è la donna coraggiosa ed eroica. Che per lui era funzionale perché le memorie, come, eh, come volevano anche essere uno strumento per incitare gli italiani a combattere. cioè gli italiani che eh, secoli di letteratura avevano descritto come imbelli, no? come non atti appunto a combattere. Per la, per la propria patria. Ebbene, Garibaldi si prefigge proprio questo scopo, no? quello di suscitare l'entusiasmo patriotico e soprattutto suscitare però l'azione militare. E eh, paradossalmente la figura della moglie è funzionale a lanciare un messaggio: mia moglie è talmente coraggiosa che eh, insomma. Gli uomini, quantomeno, devono eguagliare il coraggio di quella donna. Voglio anche ciò, veramente citare eh, un, un passaggio. nel Quando, dopo il, il secondo esilio, quindi quando lui, appunto, dopo il 49, fugge arriva in America, arriva a New York, a State, si trova a Staten Island, conosce questo editore che si chiama Theodore Dwight. Fiodor Dwight ormai ha già capito la grandezza di Garibaldi e sa, viene a sapere che Garibaldi sta scrivendo le sue memorie. Quindi sostanzialmente si fa avanti per offrirsi come poi traduttore della versione inglese per il pubblico anglosassone di queste memorie. E Garibaldi però eh, gli dice insomma, che ci vorrà tempo ecco, prima che possa finire queste memorie. Allora Dwight gli chiede, va bene, allora... Chiede a Garibaldi di anticipargli degli sketches, cioè degli schizzi biografici, di quei personaggi che erano stati accanto a Garibaldi nell'epopea della Repubblica Romana, Mameli, eh, Bixio e tanti altri. E Garibaldi promette l'invio di questi brevi ritratti. Il 30 ottobre del 1850 manda il primo di questi sketch a Theodore Dwight e gli scrive. Gentile signore, invio il primo dei miei schizzi biografici come promesso, e non si sorprenda se troverà che è quello della mia consorte. Ella è stata sempre la mia compagna nella buona e nella cattiva sorte, condividendo, come leggerà, i miei più grandi pericoli e superando ogni difficoltà con la sua fortezza. In quel breve sketch sono circa, per capirci, due cartelle: Garibaldi mette tutto di sua moglie, la chiama martire della libertà italiana, coraggiosa, amazzone, eh, donna quindi al di sopra, ecco, anche del coraggio militare degli stessi uomini, compagna fedele e madre amorevole. C'è già tutto, diciamo, eh, ci sono già tutte le molteplici immagini attraverso le quali Anita è stata rappresentata eh, inoltre in più di 170 anni. Perfetto, adesso vedo che nella chat ci sono un paio di, di curiosità. Ci chiedono a proposito di altre celebrazioni in Brasile e, e in Italia. So che c'è naturalmente un programma di celebrazioni, soprattutto a Laguna, in Santa Caterina. Eh, per quanto ci riguarda, io posso dire che noi, insieme all'Istituto di Rio, stiamo lavorando a un progetto teatrale in collaborazione Italo-Brasiliano. È un monologo dedicato a Anita Garibaldi che si chiama l'attesa su un testo di Valeria Magrini che vedrà una versione in eh, italiano realizzata in Italia e una versione in portoghese eh, realizzata in, in Brasile. E, eh, su questo progetto stiamo, stiamo lavorando e vorremmo realizzarlo nei, nei prossimi mesi. Naturalmente eh, questa cavicchioli eh, potrà aggiungere eventualmente qualcosa su se, se eh, ci sono informazioni su eventi che si stanno eh, facendo in Italia. Eh, poi c'è un'altra eh, osservazione invece su, eh, su Rieti, eh, su questo, questa parentesi a Rieti, di, eh, come dire, anche di, di Armonia, prima eh, della de fase più conflittuale della Repubblica eh, Romana, e eh, si, eh, è stato inaugurato un monumento. Nel 2019, in memoria della permanenza in città eh, evidentemente di Garibaldi e, e Anita. Eh, questo effettivamente come sappiamo, tutte le piazze dei paesi d'Italia spesso riportano anche una targa in cui è passato Garibaldi, o si chiamano Piazza Garibaldi. Eh, naturalmente, eh, soprattutto ben vengano iniziative eh, che eh, omaggiano anche eh, questa, questa importante presenza. Femminile eh, a fianco di, di Garibaldi, eh, passo la parola alla professoressa Carchiori. Grazie, eh, no, mi fa molto piacere eh, sapere ecco, di questa opera di Valeria Magrini che eh, ho conosciuto eh, a, a Mandriole, eh, e quindi, insomma, sono davvero molto lieta. Eh, sono sempre eh, molto contenta di sapere. Quando insomma, ci sono iniziative che riguardano Anita o che attraverso Anita anche vogliono ricordare appunto, la partecipazione delle donne al risorgimento, questo processo difficile no? perché c'è stata un'emancipazione di una nazione, però l'emancipazione femminile in realtà è stata, ha avuto un processo molto più lento e recuperare quindi tutti i pezzi di queste storie è, è un'opera fondamentale. La storia è stata scritta dagli uomini principalmente e quindi gli uomini hanno sempre un po' relegato il ruolo delle donne nelle seconde file. Ma oggi, quando apriamo gli archivi e iniziamo o leggiamo i giornali dell'epoca, veramente c'è un, un sottofondo che ancora deve essere recuperato di ricerca, di studio eh, del ruolo ecco, di, di, molte, di molte donne, di molte avanguardie anche eh, patriottiche. Ehm, sulle iniziative. Eh, voglio così, ecco, ne approfitto anche per ricordare che in Italia in realtà eh, sono, sono state fatte alcune iniziative, ma eh, a causa del Covid altre ce ne saranno, rallenteranno magari un po', andranno a scavalco del 2022. Devo dire che da questo punto di vista è vero che le commemorazioni sono importanti, però devono essere, secondo me, possono essere un'occasione. Dopodiché non dobbiamo anche essere così schiavi no, della... Eh, del, delle commemorazioni legate all'anno. Voglio dire, possiamo continuare a celebrare il bicentenario di Anita anche tranquillamente nel 2022 e da questo punto di vista mi fa veramente piacere annunciare, ecco, in qualche modo che è in lavorazione anche un docufilm su Anita dal titolo La versione di Anita, al quale ho avuto davvero il privilegio e la fortuna anche di, di collaborare, del regista romano e produttore Luca Crescenti. E già il titolo dice tutto: è veramente un, un porsi davvero dalla parte di Anita e, e volere restituire lo sguardo di Anita, davvero la versione di Anita. Su Rieti, allora se posso permettermi di fare un momento la condivisione, eccolo qua, questo è il bellissimo busto di Anita che è stato inaugurato appunto nel 2019 a Rieti. Il presidente Gianfranco Paris eh, di Rieti, insomma, è colui che insomma tutti i soci e le socie. Eh, Garibaldine ha portato davvero alla realizzazione di, di questa che io trovo bellissima opera nella sua modernità e contemporaneità. E, e che dice bene giustamente Michele Gialdroni: sono le 100 città d'Italia che ricordano eh, patriotti, patriote, padri e madri della patria. È, è importante però sottolineare come tra le città italiane eh, Rieti. Livorno, Genova, cioè proprio quelle città, Roma, le città proprio in cui lei comunque in qualche modo aveva assostato, era stata comunque accolta, ecco, eh, abbiano anche forse sviluppato una sensibilità tutta particolare, ecco, nel ricordare, eh, nel ricordarla. Un ultimo aspetto a cui tengo io, che mi sembra rilevante appunto, quando eh, anche eh, nella, nelle riflessioni precedenti. È questo cosmopolitismo che era insito eh, anche nelle, negli sforzi di, di costitu costitutivi di nuovi organismi nazionali, che comunque, richiamandosi sempre a ideali eh, umanitari di solidarietà e di diritti eh, da garantire alla popolazione, eh, raccoglievano naturalmente adesioni eh, celeberrime. In, in tutto, diciamo, tutto l'occidente, perlomeno. E, e, e questo è molto interessante, no? anche così, come riflessione contemporanea: il fatto che eh, anche come dire, il, eh, la, eh, lo, lo sforzo eh, per una. Eh, affermazione di un'identità nazionale non esclude, come dire, eh, la partecipazione eh, eterogenea eh, di persone della più varia provenienza, perché eh, ci si richiama sempre a ideali di giustizia condivisi da tutti, no? quindi questa dinamica tra eh, affermazione della nazione e partecipazione internazionale che eh, eh, valica Qualsiasi frontiera è eh, molto interessante, secondo me, anche dal punto di vista odierno. Cioè, quando, quando si parla anche del, dell'orgoglio di appartenere ad una, eh, ad una nazione, eh, può includere tranquillamente, diciamo, storicamente, eh, persone della più varia provenienza. Questo mi sembra molto eh, interessante. Sì. Posso aggiungere quello che hai appena detto, no, non si dovrebbe aggiungere altro, perché l'hai anche detto molto bene, con molta passione e mi trovo assolutamente d'accordo. Eh, vorrei solo dire che su questo davvero noi oggi no diciamo global, eh, usiamo molto world history, global history, la globalizzazione, eccetera. Eh, loro erano. Da questo punto di vista ci hanno preceduto perché loro, qua si tratta della globalizzazione di ideali che erano ideali democratici, che erano ideali egualitari anche, no? di, eh, di richiesta di costituzioni, di richiesta di, con, di, di rappresentanza politica, che erano anche temi appunto fondamentali di indipendenza, di autonomia nazionale, e che davvero attraversano l'oceano. Eh, attraversano gli oceani, per cui tutte queste persone c'era una connessione proprio no, degli, degli ideali, della circolazione di questi ideali. Certamente, da questo punto di vista, il grande mondo democratico eh, parla e si rivolge a una platea molto ampia, penso solo al, al verbo di Mazzini che non si limita certo a, costrui a costruire una giovine Italia, ma a costruire una giovine Europa. E quindi ci sono anche degli ideali che sono davvero transnazionali fin dalla loro costituzione. Eh, un altro aspetto che mi piace però sottolineare è anche questo. Abbiamo visto prima come Brasile, eh, Montevideo, la legione italiana. L'Italia ancora non esiste, ma loro sono già una legione italiana. E sull'ultima frase che tu hai detto, io ricordo sempre una frase che porto veramente dentro di me: il nostro amato presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che aveva un amore tutto particolare, come sappiamo, per il risorgimento, per, il, per i valori profondi della patria, era, mi ricordo che fu l'occasione del 140 anniversario dell'unità italiana, quindi era il 2001, pronunciò proprio a Torino una frase bellissima. Io amo allo stesso modo Livorno, l'Italia e l'Europa, disse. E secondo me in quella frase in realtà c'è tutto, no? C'è molto della storia italiana, ma c'è molto ecco, di questa condivisione di, di questi ideali. E ancora pensiamo al, eh, all'Ottocento, per cui i santori di Santa Rosa, i lord Byron, eccetera, vanno a morire per la libertà, per l'indipendenza della Grecia. Quindi, insomma, eh, è, è una storia davvero eh, che emoziona molto. Eh, alle parole di Ciampi io aggiungo naturalmente. Che noi amiamo anche il Brasile perché noi siamo qui a rappresentare proprio questo, ehm, questo contatto eh, storico e sempre vivo tra, tra l'Italia, il Brasile, l'Europa e il Sud America. Possiamo sempre ampliare il raggio d'azione. Allora, certo. eh, grazie mille, Silvia. Eh, grazie penso... a voi. Ringrazio il pubblico per averci accompagnati in questo breve ciclo. E sicuramente torneremo ad affrontare argomenti anche storici interessanti nel, nell'attività dell'Istituto del, dell Italiano di Cultura di San Paolo nei prossimi tempi. Grazie mille. Benissimo, un saluto a tutti e grazie ancora.